Ciao. Al posto di carri allegorici, tante maschere barocche interamente realizzate a mano per le vie e le piazze di Castellón-Fibocchi. È così tornato il Carnevale dei Figli di Bocco, la storica manifestazione stile veneziano nel borgo aretino, quest'anno dedicata al maestro Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario dalla morte. Uno spettacolo unico di meravigliosi costumi e volti celati dietro alle preziose maschere di cartapesta. La prima uscita è stata baciata dal sole con visitatori arrivati a Castellón-Fibocchi da tutti gli angoli della provincia e non solo. 200 figuranti in maschera accompagnati da musica dal vivo, spettacoli di acrobati, clown, giocolieri e prestigiatori. Prossima uscita domenica 4 febbraio, quando sarà assegnato il premio per la maschera regina. Si terrà lo spettacolo degli sbandieratori di Arezzo e una grande spaghettata finale. Torna infine anche quest'anno il concorso fotografico dedicato a Piero Franchini dal titolo Carnevale incantato, maschere e melodie nel castello di Rebocco.